Sì, eccoci, buon pomeriggio in diretta, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici all'ascolto al TG8. Noi siamo dall'esterno del CiAPi, Università di Chieti, dove poco fa si è tenuto un importante convegno, il tema la violenza negli stadi. Ne abbiamo parlato con Elenito Di Liberatore, che domenica scorsa ha fatto la sua ultima partita come assistente dopo una lunghissima carriera in Italia e soprattutto una lunghissima carriera internazionale. Ascoltiamo le parole importanti di Elenito Di Liberatore. La violenza degli stadi secondo me nasce da un punto di vista prettamente culturale, nasce da lontano, nasce dalle famiglie e quindi poi l'evoluzione fisiologica è quella che se non c'è un adeguato supporto si può assistere a degli eventi drammatici. Quindi penso che comunque bisogna educare sin dalla tenera età, dalle famiglie, negli ambienti sportivi, scolastici per poter poi avere un ambiente più sano. Di Liberatore domenica scorsa ha salutato il mondo del calcio professionistico, tra l'altro con quella che è un po' una entrata in campo che si riserva ai grandi, no? Con il figlio. Sensazioni, Elenito? Beh, sensazioni. È stata la partita più bella della mia carriera, perché appunto sapevo essere l'ultima e sono fortunato, perché arrivare a questo momento è un privilegio riservato a pochi, e soprattutto entrare in campo con mio figlio, che per la prima volta ha condiviso con me le emozioni di quel momento. E lui indossava la mia divisa e pertanto per me è stata un'emozione doppia. Carriera non lunga, lunghissima, ricca di grandi soddisfazioni. Mi dici la partita più importante che non dimenticherai mai e perché? La partita più importante che non dimenticherò mai e perché è la partita che ho fatto dopo un breve periodo di assenza dovuto a un momento mio particolare, pertanto era una partita sperata e insperata allo stesso tempo. Parole molto importanti queste, Elenito, ci fai un po' emozionare, ti chiedo cosa ti ha detto in privato Rocchi, uno dei migliori arbitri del mondo con cui hai condiviso gli ultimi anni della tua carriera, soprattutto avvenimenti internazionali. Gianluca è un amico e quindi abbiamo condiviso con un atteggiamento fraterno questo momento, ci siamo abbracciati ed è stato un momento molto intenso. Prima volta di tante telecamere, prima volta della regia particolare a voi dedicata allo Stadio Adriatico. Secondo te il pubblico come lo prenderà se all'improvviso l'arbitro dovesse interrompere l'azione per chiedere il VAR, visto che non si è mai visto in Abruzzo, è la prima volta? Beh, sicuramente come prima volta sarà un attimo, tra virgolette, un momento diciamo atipico, però poi ho visto dalla mia esperienza personale che il pubblico si abitua anche a queste pause e quindi saprà cogliere anche l'utilità di questi momenti. C'è stato un grande campione del calcio che magari in campo ti ha protestato forte per una decisione, poi a fine partita è venuto e ti ha stretto la mano? Beh sì, c'è stato un grande campione al quale ho annullato un gol in un Wolfsburg Real Madrid, ho annullato al primo minuto un gol a Cristiano Ronaldo, una situazione molto difficile che non era stata accolta dai più e lui ebbe a protestare in maniera diciamo visibile, plateale, non fuori in maniera fuori luogo, ma con equilibrio. A fine primo tempo mi sono sentito una pacca sulla spalla ed è venuto a chiedermi scusa. Questo è stato un bel gesto di sport. Dunque l'episodio di Cristiano Ronaldo che ci ha appena raccontato Elenito Di Liberatore, la prima volta del VAR domenica in Abruzzo per la semifinale di ritorno Pescara-Verona, tanti altri aneddoti, soprattutto parole molto importanti sul tema della violenza negli stadi. È proprio tutto, la linea può tornare allo studio.